Puoi chiudere gli occhi, mettiti comodo. Benissimo. Adesso ti chiedo di portare attenzione per un poco al tuo respiro, cosa che farai già normalmente. E diventare consapevole del ritmo del tuo respiro. Adesso ti chiedo di concentrarti ancora sul respiro per diventare consapevole. Quale zona? Il polmone, la respirazione addominale, la respirazione toracica, la respirazione a livello delle clavicole. Quale stai usando? Adesso, mentre la respirazione va avanti, così com'è, ti chiedo di portare attenzione al labbro inferiore, al centro, finché prima o poi avverti una sensazione, che può essere di calore, quindi a temperatura, vibrazione, una pressione, qualunque cosa essa sia. Porti l'attenzione a un punto che può essere di mezzo centimetro quadrato. Ci vuole un po'. E ci vuole soprattutto una concentrazione molto, molto focalizzata. Per facilitare un po' questo, puoi spostare il punto di osservazione. Puoi allargarlo un po' anche a tutto il labbro, finché hai la sensazione che hai un labbro inferiore. Lo senti. Molto bene. Adesso che senti il labbro inferiore, ti pongo questa domanda. Labbro inferiore, così come lo senti adesso, sta in modo minimo dilatandosi o restringendosi? Ok, siccome noi sappiamo che ormai dal cranio sacrale, da tutte le osservazioni della biodinamica, che insieme al nostro corpo grossolano c'è un corpo sottile, possiamo quindi sviluppare i sensi sottili. Anche se il labbro da fuori sembra rimanere quasi uguale, in realtà, come tutte le parti del nostro corpo, stanno in un movimento di apertura e di richiusura. Fai questo movimento. Per cui la cosa interessante è scoprire momento per momento se il tuo labbro inferiore sta nella fase in cui si dilata, o a un certo punto, appunto, va nell'altra direzione. E quindi si restringe. Molto bene. Adesso che hai fatto questa esperienza col labbro, puoi passare
esempio la punta della lingua, portando la concentrazione esattamente sulla punta e poi muovendo un poco il punto di osservazione un po' più a sinistra e un po' più a destra, finché la percezione netta della punta della tua lingua. Molto bene. Adesso, con questa sonda di focalizzazione, vai verso il retro della lingua, verso la gola. Poi esplori la parte sinistra. Ritorni sulla punta. Esplori la parte destra. E forse ti accorgi che alcuni muscoli del tuo corpo si stanno rilassando. Visto che ormai ci hai preso un pochino la mano, puoi spostare il tuo punto di osservazione nel centro del palato. Adesso dal centro del palato ti sposti sulla gengiva degli incisivi superiori. E poi, quando è una sensazione benissimo, fai così, come si fa con lo spazzolino da denti, percorri tutta la gengiva superiore sinistra, dente per dente. Molto bene, quella destra. Molto bene. Adesso ti sposti sulla narice sinistra. E ti accorgerai che mentre inspiri ed espiri, la narice non è inerte, partecipa con micromuscoli e micromovimenti. Poi vai sulla narice destra. Poi vai in un punto in mezzo agli occhi. E lì ti puoi allenare a fare questo. Attraverso questa sensazione, questa focalizzazione, cominci a disegnare un cerchio di un centimetro, due centimetri. Molto bene. Adesso puoi unire tutti questi punti. Al tuo interno la sensazione la puoi rendere come compatta in una unica sensazione che comprende un punto in mezzo agli occhi, la narice destra e sinistra, labbro inferiore, il palato. Molto bene. Adesso ritorno a osservare il respiro e nota come è cambiato. Molto bene. Adesso hai già fatto, sì, sei già
andato più in profondità nel rilassamento, e quindi puoi chiedere alla tua mente inconscia di rilassare i muscoli delle spalle, lasciando scendere tutte le tensioni accumulate. I muscoli del collo, che si fanno più morbidi, rilassati, distesi. Spalle e collo possono lasciare andare tutti i pesi, liberarti dalle tensioni. Mentre questo lavoro viene portato avanti dalla tua mente inconscia sempre più in modo efficace e adatto al tuo organismo, per concentrarti sui muscoli degli occhi e lasciare che i tuoi occhi diventino come liquidi, morbidi, leggeri. Fluidi. Lasciando andare via ogni forma di tensione. E quindi quando la tua mente inconscia è pronta, potrà farti apparire un'immagine di un paesaggio che a te è molto caro, che ti dà emozioni belle, calde, a cui sei affezionato. E chiedo alla tua mente inconscia di fartelo vedere con la luce più adatta, con i colori più adatti, è il momento più adatto della giornata, perché questo abbia un impatto sui tuoi ricordi positivi. Così mentre continui a respirare e lasciare che anche i muscoli della schiena si rilassino profondamente. Pian piano. Il tuo tempo interno rallenta. E prima o poi può darsi che nella zona del tuo cuore puoi percepire una sensazione di calore. Come uno scioglimento di tensioni. Per cui può essere molto piacevole per te immaginare di ispirare attraverso il tuo centro del cuore. O se vuoi, puoi inspirare dal naso ed espirare dal centro del cuore. O in altro modo che ti è più congeniale. Poi può darsi che la tua mente inconscia
faccia apparire uno dei tuoi mentori, o un simbolo, o qualunque altra cosa che sia adatta a farti stare veramente bene adesso. Così, sapendo che puoi ritornare in quei luoghi, in questo stato e approfondirlo ogni momento che vuoi, perché stai imparando ed è qualcosa che potrai ripetere in modo sempre più approfondito e più adatto a come sei fatto tu, a ciò di cui tu hai veramente bisogno, perché solo la tua mente inconscia sa, la tua mente profonda, nei termini che usiamo adesso, la tua anima sa ciò di cui tu hai veramente bisogno. Allora diventi ricercatore, attivo, curioso, per scoprire le infinite possibilità evolutive e trasformative che abitano dentro di te, che possono generare nella tua vita un incremento di felicità, di presenza, di benessere. E un ampliamento della tua capacità di amare tutto ciò che c'è. Adesso quindi io conterò fino a 6 e a ogni numero potrai cominciare a prepararti a ritornare qua. 1, portandoti dietro una sensazione di conforto e di pienezza, 2, e di sorpresa, 3, per ciò che stai intravedendo, 4, e le infinite possibilità che ti si aprono davanti, 5, come un esploratore che scopre una valle nuova, sconosciuta, piena di meraviglie. 6. Ecco, quando sarai pronto i tuoi occhi si apriranno, tornerai alle luci, alle forme, ai colori e ai suoni di questa stanza. Col tempo che ci vuole per un atterraggio morbido.